Carissimi ragazzi, buongiorno e benvenuti. Questa mattina una sbarbata con prodotti nuovi. Ieri è arrivato un carico di prodotti. Prodotti che pago, nessuno mi regala niente, voglio dire, nessun problema. Sono acquisti che io faccio, quindi giusto per chiarire. Prima che lo metto al bagno, voglio farvi vedere questo mega pennellazzo. Ha un diametro di 29 mm, l'ho scelto io così particolarmente ampio. Ieri l'ho tenuto un po' a bagno, ho fatto un paio di montaggi a vuoto ed è molto morbido. Il manico è in resina e ha queste venature un po' marmoree e il ciuffo è un booty di tasso. Non mi ricordo quale, poi magari ve lo scrivo. Comunque ve lo volevo far vedere prima che lo metta a bagno. A posto, lo metto a bagno. Proviamo questa mattina il nuovissimo set Westman Desassossego. Riccardo, che saluto, Riccardo Azzad, buongiorno. Ha votato per questo e guarda caso era proprio quello che io ieri avevo scelto, ma viceversa l'avrei cambiato, nessun problema. Quindi proviamo il nuovo set Westman con la nuova base Nirvana Base alla lavanda. Qui la nota predominante è la lavanda, che è anche rappresentata sulla confezione. Desassossego vuol dire irrequieto, irrequietezza, ok? È portoghese, ovviamente, perché Westman e Tiago, il suo fondatore, sono portoghesi. Infatti sono saponi prodotti in Portogallo. A Corredo abbiamo il balsamo, l'emulsione balsamo, e l'aftershave, quello alcolico splash, perché poi ne esiste. Questo si chiama Invigorating, ma poi ne esiste una versione non alcolica che si chiama Nourishing, cioè un aftershave senza alcol. Questa è l'altra novità di questa uscita di Westman. Il rasoio ho scelto il Game Changer Piastra 1.05, che vado immediatamente ad armare con la lametta, lametta che ho scelto essere la Rapida Swedish Super Steel, eccola qua. Ok, quindi andiamo ad armare questo rasoio che mi è piaciuto e lo voglio riprovare. Ok. Forse ci dovevo mettere la Kai, però per non fare di nuovo Kai ho scelto questa. Vabbè, poco male. La proveremo la Kai, ci sarà modo ragazzi. Tanto di sbarbate ne faccio. Niente. Andiamo ad armare questo rasoietto. Oggi giornata piovosa, uggiosa. E vabbè, ieri giornata magnifica invece, la mattinata col sole, eccolo qua, rasoio armato, game changer. Andiamo subito con la detersione del viso con la mousse detergente ed illuminante di Bioetic. Mousse molto leggera, quasi setosa, se devi dire, impalpabile. Ok, ragazzi, quindi andiamo di panno caldo.
Favoloso il pannocchiato, ragazzi, semplicemente favoloso. Ok. Quindi andiamo con l'applicazione del Prebasba in crema di Grooming Depth Spa. Bene, quindi possiamo andare con il montaggio. Questa mattina alza New Entry e la ciotola, firmata Epsilon, sostanzialmente uguale alla precedente, perché mi sono trovato molto bene. Io amo le ciotole alte perché devo pastocchiare. E quindi vado con la vanga, eccola qua, a prelevare. Questo sapone molto cremoso si presenta, forse più dell'altro mi sembra, ok. Il pennello ve l'ho già mostrato, morbidiamo un pochettino il sapone nella ciotola, ecco qua. E partiamo con il montaggio. E già si inizia, ragazzi, a sprigionare l'aroma tipico della lavanda, una lavanda che è stemperata da altre note. Ci sento anche la vaniglia. Okay. Andiamo ad aggiungere un poco d'acqua. Io proseguo in questa operazione di montaggio, vado a fermare il video e noi ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, il pastone, come potete vedere, si è formato e l'impressione è che, nonostante abbia usato il tasto, che il tasto è un mangiasapone, particolarmente questo pennellazzo, abbia montato più facilmente della vecchia formula. Non che prima fosse difficile, ma adesso letteralmente il montaggio a un certo punto è esploso. Veramente grande prestazione. Andiamo ad insaponare il viso.
Scusate ragazzi. Ok, allora la mia sensazione è che il montaggio sia più fluido, meno cremoso, e più fluido. Questa è la sensazione che ho rispetto alla vecchia formula che era più pastosa, ok? Quindi ciò si dovrebbe tradurre in una maggiore scorrevolezza. Quindi andiamo col Game Changer tra piastra 105 armato con lapina Swedish Super Steel. Infatti molto scorrevole. La fragranza è una lavanda smorzata, non è come per intenderci la Lavender di Buddy Stedelman che è lavanda 100% molto penetrante, questa è addolcita. Grande prestazione anche di questo rasoio, eccellente. Benissimo, primo passaggio è andato, sciacquiamo il viso e andiamo a questo punto di panno caldo. Ottimo, andiamo ad insaponare il viso. È piacevole il panno caldo, ragazzi, mi stavo addormentando. Bel montaggio, ragazzi. Più fluido. Ok, andiamo quindi con il traverso.
Andiamo a sciacquare il viso e andiamo di bagno caldo. Ok, insaponiamo il viso. A questo punto, prima di andare con il contropelo, io devo andare a recuperare la salvietta freezer, altrimenti detta tavoletta. Per cui vi lascio un secondo, 5 secondi, 10 secondi e ci vediamo tra poco. Bene, ragazzi. Ah, eccola, è lei la salvietta freezer e andiamo con il contropelo. Ok, il contropelo è andato, salutiamo qualche ritocchino. Ok, ragazzi, andiamo con una passata di cortesia. Bene, ragazzi, allora, quindi io procedo a sciacquare un po' tutta l'attrezzatura,
lascio che la pelle benefici un pochettino di questa passata di cortesia che ha lo scopo di nutrire la pelle con tutte quelle che sono le proprietà del sapone. Considerazioni sul sapone, facciamole adesso. Allora, a me è piaciuto perché intanto la fragranza, vabbè, è una garanzia Westman. Questa è una bella lavanda, però non di quelle lavande penetranti. È una lavanda più dolce, più smorzata, dove si sentono anche altri sentori, quindi un bouquet aromatico. Per quanto riguarda la nuova formula, a me è piaciuta perché effettivamente ha un montaggio più rapido e una consistenza più fluida, meno pastosa. Non che mi dispiacesse, però io noto queste differenze, quindi una maggiore scorrevolezza. Allora, ragazzi, quindi io sciacquo un po' di cose, tra cui anche il viso, e noi ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, io ho sciacquato anche il viso, pertanto sono pronto per applicare la salvietta Freezer. Favoloso ragazzi. Quindi tamponiamo il viso. Bene ragazzi, finisco di sistemare un po' di cose e ci vediamo tra poco. Andiamo ragazzi con l'applicazione della crema riparatrice del saponificio Varesino. Quindi ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, andiamo con l'applicazione dell'emulsione balsamo Westman de Sassossego. Applichiamola. Questo balsamo, questa emulsione, non a caso si chiama emulsione perché è più liquida rispetto ad un balsamo cremoso, più fluida, ecco, non è a cremina, però piacevolissima, assolutamente. Confermo questo gradevole aroma di lavanda smorzata perché a me la lavanda pura dà un po' fastidio, sono sincero. Questa che è smorzata la gradisco molto. Ok,
Ci vediamo tra poco, ragazzi. Quindi, ragazzi, siamo pronti per splashare Westman Vessa Sussigo. Questo è l'invigorating splash, quindi è il dopo barba, quello alcolico. C'è poi anche una versione nourishing che è quella senza alcol, che però in Italia non è arrivata, non è stata presa, che noi vogliamo l'alcol. Qua, piacevolissima la profumazione. È una lavanda addolcita da note, anche il pepe ci sento. O comunque delle spezie che addolciscono e rendono più calda questa lavanda. Qua proprio viene fuori nell'after. Ovviamente c'è anche gli EDT, sono stati fatti di tutte e due le fragranze, sia di Nirvana, che ci andiamo a trovare domani, che di Vessa Sussigo, che abbiamo trovato oggi. Ok, bene. Perfetto, ragazzi, è stata una sbarbata veramente piacevolissima. Ha funzionato tutto oggi. O meglio, è stato tutto un bel set. Partire dal sapone, pennello, rasoio, ciotola nuova che non guasta. Volevo farvi vedere una cosa del pennello, carina. Ecco qua, la monetina, mi piace molto. La monetina di Buti. Questa, se la volete, è a pagamento, ma costa $1. Voglio dire, la dovete mettere nel carrello, perché voi quando andate su Booty scegliete il manico, scegliete il ciuffo, chiedete che ve lo assemblino nelle note. Se volete anche la monetina, la dovete mettere nel carrello, costa $1 e loro ve la assemblano. Simpaticissimo, no? Guardate qua che ciuffone, che pennellazzo, quanto è bello, eh? Fitto, bel pennello, ragazzi. Allora, prima colazione assolutamente imprescindibile, poi Rescue Potion Zingari Man, altamente idratante, e a seguire, prima di uscire di casa, la crema effetto lifting in gel di Bottega Verde. Io vi ringrazio, ragazzi, per avermi seguito fin qui, vi auguro un buon lavoro, forza che sta cominciando il weekend, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.